Vincent van Gogh nacque in Olanda, in un piccolo paesino, nel 1853 e la sua vita è diventata ormai una specie di leggenda. Tutti sappiamo dei suoi disturbi psichici, la sua vita travagliata, il suo desiderio di essere puro, di avere una vita dedicata agli altri. E la famiglia tentò dapprima a avviarlo verso gli studi, ma con scarso successo. E allora lo misero a lavorare all'Aia, presso una casa di mercanti d'arte, la casa Goupil, nella quale poi poco più tardi anche il fratello Theo fu assunto e quindi per tutta la vita poi Theo rimase alle dipendenze, diciamo, di questa casa d'asta e casa appunto, di vendita e compravendita di quadri, e questo naturalmente fu di grande influenza e di grande importanza anche nella vita di Van Gogh. Van Gogh, che è stato poi almeno all'inizio un autodidatta, fin dalle prime esperienze pittoriche, Van Gogh parla delle sue opere nelle lettere al fratello. Per comprendere bene la personalità di Van Gogh è molto importante leggere le sue lettere, che sono numerosissime, sono state raccolte in volumi e sono praticamente tutte pubblicate, rappresentano una vera e propria indicazione di poetica. In questa opera, che è stata eseguita durante un suo soggiorno a Neuenen, che era un piccolo paesino olandese dove il padre si era trasferito appunto a causa dei suoi impegni di sacerdozio. Questa è la torre del cimitero di Neuenen del 1885. Sempre dello stesso anno esiste una versione di una chiesa, sempre di Neuenen, in cui nella prima versione che è emersa attraverso lo studio dei raggi X, nella prima versione c'è questa chiesetta di campagna in cui circondata da un gruppo di contadini, e c'è proprio un contadino con la falce, si vede benissimo questa particolarità. Infatti, uno dei temi preferiti, dei soggetti preferiti appunto dai grandi realisti della prima metà dell'Ottocento era proprio quello del lavoro dei campi, del duro lavoro. Infatti, una delle sue prime opere, che è I mangiatori di patate del 1885, rappresenta proprio bene questa tendenza, cioè il fatto che la composizione sia estremamente accurata e raffinata, e anzi Van Gogh scrive proprio in una lettera al fratello che lui vorrebbe addirittura che il quadro fosse incorniciato con una cornice dorata, perché l'oro avrebbe dato anche quasi una preziosità a queste facce, vedete, molto incisive, con delle caratteristiche fisionomiche estremamente precise, a differenza di quella che era un po' invece la tendenza di quell'epoca ormai dell'arte. E quindi questo dimostra come il soggetto umile, che ormai campeggiava in tutta la pittura della seconda metà dell'Ottocento, venisse appunto trattato da Van Gogh con estrema accuratezza, e anzi qui poi è evidente l'influenza del grande realismo secentesco. Van Gogh si trasferisce definitivamente a Parigi, e siamo nel 1886, e possiamo parlare dell'affinità e contrasti fra Van Gogh e Gauguin, che in un certo senso sono un'esplicitazione della differenza fra le poetiche e anche fra i sistemi di rappresentazione artistica dei due, ma anche di alcune similitudini, di alcune analogie, e comunque l'analisi, lo studio del rapporto fra questi due pittori fa emergere
una personalità come quella di Van Gogh, che sicuramente è stata grandiosa nella sua originalità, tant'è vero che Van Gogh oggi è considerato uno dei più famosi artisti della contemporaneità e che ha avuto anche una notevole influenza per gli sviluppi successivi. Tuttavia, bisogna sottolineare come Van Gogh, proprio grazie alla sua particolarissima personalità, ha rappresentato un eccezionale caso di unione di contrapposti che testimonia da una parte la complessità della vicenda artistica contemporanea e dall'altra testimonia anche la grande originalità del personaggio. Van Gogh vive effettivamente 2 anni, dall'86 così all'88, 2 anni di un periodo molto sereno e anche molto proficuo dal punto di vista operativo, e infatti in questi anni lui frequenta poi tutti gli impressionisti. Il caffè Tamburin era uno dei caffè più frequentati dal milieu degli impressionisti, e la proprietaria era questa signora Agostina Segatori, la quale divenne poi l'amante, ebbe una relazione anche molto intensa con Van Gogh. E qui, ecco, la proprietaria del caffè, appunto, è rappresentata con le braccia conserte, con i consueti cappellini così molto alla moda, alla francese, testimone di una donna di mondo. Ecco, sappiamo che in questo periodo a Parigi si espandeva quello che è stato proprio la vera realizzazione della Comédie humaine di Balzac, cioè c'era una vita sociale estremamente brillante, e gli impressionisti facevano parte poi di questo mondo fin de siècle che prelude poi alla Belle Époque, quindi un mondo estremamente legato a divertimenti, a grandi piaceri della vita. Ecco, invece così Van Gogh, forse appunto a causa anche del suo temperamento così pessimista, così melanconico, ritrae indubbiamente la nostra Agostina con uno sguardo un po' triste, e in questo è influenzato dal famoso quadro di Degas, che è l'Assenzio, dove appunto questa protagonista, diciamo, del quadro è molto, molto triste, ha un po' lo sguardo assente, proprio tipico di chi appunto si droga. Quest'opera, Il Ponte della Grajat del 1887, è notevolmente importante perché al di là del soggetto, che qui è il ponte, che serve da discriminante, taglia la tela proprio quasi in una sezione aurea, e questo è anche molto importante perché dimostra, fa vedere come Van Gogh in questi anni tentasse di irrigidire il suo carattere, di avvicinarsi a quell'impianto estremamente razionale che è alla base della poetica cromoluminarista, che è poi anche alla base della poetica di Cézanne, cioè un impianto estremamente cartesiano, e tutto questo invece gli sfugge, esula dalla sua personalità e in un certo senso preferisce utilizzare le pennellate sfrangiate, fenomeniche, i castiche degli impressionisti, che rincorrono appunto la friabilità, la decostruzione del fenomeno, piuttosto che cercare di raggiungere l'essenza, là come aveva fatto, appunto, come stava facendo in quegli anni Cézanne, e come fa Seurat, e in questo differenziandosi anche nella diversificazione cromatica, vale a dire
nonostante il tentativo di raggiungere una certa omogeneità attraverso un grigio, beige, marrone, verdognolo diffuso, esiste una differenziazione di composizione cromatica fra l'acqua, così, il cemento, no, il cemento, cioè, la pietra del ponte e la massa arborea. Vale a dire che i vari elementi sono trattati in modo differente. Ecco, questo è un altro esempio di come Van Gogh abbia tentato di arrivare a questo cromoluminarismo ed è Lotti di terreno a Montmartre. Montmartre, sapete, è la famosa collina degli artisti di Parigi nel 1887, e anche qui c'è un tentativo di costruzione un po' geometrica di un impianto appunto legato agli assi cartesiani, sebbene c'è poi già una certa volumetria che spinge alla rottura dello spazio monoculare. Comunque, anche qui Van Gogh, in un certo senso possiamo dire che accentua quella sua tendenza a un cromatismo, potremmo dire, goloso, a un cromatismo che è accattivante. E dall'altra parte cerca di trattenersi, cerca quasi di dare un substrato tecnico-scientifico alla sua opera. Van Gogh era un grande ritrattista, e questo perché? Perché aveva questa capacità enorme di usare la linea di contorno è uno degli elementi tecnici con cui insomma, si definisce la modernità. Insomma, uno dei grandi, i grandi campioni della linea sono stati Raffaello e Leonardo. E questo linearismo però lui lo utilizza, vedete, con questa pennellata estremamente grossolana, perché oltretutto il linearismo, che è tipico di un'arte molto, molto raffinata, molto sottile, paradossalmente Van Gogh riesce, con questa sua capacità di assimilare i contrari, riesce a trasformare uno dei campioni dell'icasticità, che è la linea, in iconismo. Infatti questa diventa proprio un'icona, tant'è vero che voi sapete che è diventato un mito che rappresenta un simbolo, la pazzia, poi c'è il famoso orecchio, l'orecchio che lui poi a un certo punto si taglia per far dispetto a Gauguin. Insomma, ecco, vedete come riesce a diventare quest'opera da icastica, cioè quella che voleva essere così la rappresentazione della sua personalità, invece un'icona. E in effetti il fatto che lui fosse così bravo a dipingere i ritratti sarà uno dei motivi di contrasto con Gauguin, il quale, proprio perché invece utilizzava la macchia della stesura, della tessitura, di quello che si chiama l'aplat, cioè la piattezza, era incapace ovviamente di disegnare i confini delle varie fisionomie. Tant'è vero che in questi anni, proprio in quest'ultimo anno, 87 fino all'alba dell'88, Van Gogh lancerà da Arles, dove si è trasferito appunto nell'88, lancerà come una sfida al suo amico Gauguin per una gara di ritratti, in cui naturalmente Van Gogh fu vincente, anzi addirittura Gauguin alla fine si rifiutò. Ecco, questo è un altro autoritratto del pittore, autoritratto da pittore del 1888, e qui sono valide esattamente le caratteristiche strutturali di cui vi parlavo prima, e proprio ecco, questa fa parte del plesso di autoritratti che Van Gogh era intenzionato a dedicare all'amico. Questa è la famosa camera da letto, anche questa, ecco, vedete come proprio qui, in questo periodo, Van Gogh cerca di avvicinarsi all'aplat propugnato dall'amico Gauguin. E quindi abbandona un po' questi suoi tratti rutilanti, questo fenomenismo aggettante, quelle linee così quasi tormentate, e diventa così più pacifico, più appunto più piatto.
Nel realizzare questo, ancora una volta, diventa simbolico e quindi diventa quasi cartellonesco. Questa è un'opera, Les Allées Campes del 1888, è un paesaggio appunto dei posti che lui frequentava ed è affine ai sistemi rappresentativi degli amici. Ecco, guardate questo andamento paratattico, cioè la paratassi è una figura retorica che mette a confronto gli elementi similari uno di seguito all'altro. Ecco, questa è proprio così una sorta di fuga di alberi che definiscono in modo verticale l'immagine. E quindi ne danno ancora il maggiore senso di piattezza. E anche qui vedete come sono scomparse quelle linee rutilanti, anzi addirittura la frondosità degli alberi assomiglia molto a quella frondosità un po' a ricamo. Ecco, quindi lui fa proprio in questo periodo questo tentativo di avvicinamento, soprattutto alla poetica dell'amico. Il pero in fiore è un omaggio, possiamo dire, alla sua passione per l'arte giapponese e vedete come Van Gogh allora qui recupera il suo, diciamo, patrimonio icastico. Nel balancement fra l'icasticità e l'iconicità riesce a vincere l'iconicità, tant'è vero che anche questo diventa una sorta di manifesto, questo è il pero in fiore del 1888, diventa una sorta di manifesto alla primavera, alla gioia di vivere, questo anche così con contrasto in un certo senso con la sua personalità. Ecco, siamo nell'autunno avanzato dell'888 quando Gauguin raggiunge l'amico Van Gogh. Dapprima naturalmente una gran festa, grandi bevute, grandi libagioni e così addirittura dipingono gli stessi soggetti. E qui abbiamo appunto di Paul Gauguin, Madame Ginoux al caffè del 1888, appunto eseguita durante il soggiorno di Gauguin ad Arles. Gauguin è inutile, utilizza queste sue linee orizzontali a stantuffo per delimitare lo spazio e l'icona di Madame Ginoux diventa così zoomata in primo piano. Invece l'amico Van Gogh, che dipinge l'Arlesiana, ritratto di Madame Ginoux del 1888, cosa fa? Fa innanzitutto un quadro con un impianto compositivo estremamente tradizionale. Lui ha cercato di copiare, o perlomeno non di copiare, di avvicinarsi alle tecniche dell'amico con un abbandono della sua rutilanza per eseguire un tentativo di aplà. Anche queste due sedie le vediamo un po' di seguito, uno era la sedia di Gauguin, queste testimoniano anche l'affetto fra di loro, la sedia di Gauguin e la sedia di Van Gogh, diciamo sono, anche esse rappresentano la stessa tematica e qui Van Gogh ancora accentua il suo simbolismo iconico proprio quasi per compiacere l'amico. L'amico il quale invece non fa altro che litigare con Van Gogh perché lo accusa di essere troppo, troppo rutilante e naturalmente lo abbandona, lui si taglia l'orecchio, la disperazione e abbiamo la pazzia e la fine. Durante l'ultimo periodo Van Gogh esegue alcune opere, appunto riprende, vedete, riprende la sua linea rutilante, queste sue immagini che sono, insomma, sono diventate quasi così, anche queste, insomma, un po' corrive oggi, proprio diciamo che piacciono al grande pubblico, alla massa, perché insomma rappresentano quasi un manifesto un po' così di bassa lega, così della notte, del dramma, così questo è solamente il cipresso che chiaramente rappresenta la solitudine, insomma, ecco, è così. Poi si trasferisce disperato, si trasferisce a Auvers dove il dottor Gachet cerca di salvarlo, diciamo, di curarlo invano perché poi
si sparerà nel 90, e questa è una delle ultime rappresentazioni, insomma, degli ultimi grandissimi ritratti, nei ritratti veramente grandioso del dottor Gachet, preso anche lui in una posa un po' da mezzo busto, però vedete anche qui questa, il tavolo è più di sghembo, così insomma è un po' meno tradizionale, cioè questo sghembo che accentua la plaque. Dopo poco muore anche il fratello Teo e quindi in modo anche abbastanza tragico si conclude la vicenda dei Van Gogh e tuttavia comincia per l'opera di Vincent una grande ascesa e un grande successo che dura tutt'oggi. Laureati con Nettuno, la prima università telematica d'Europa, da guardare, da sfogliare, da navigare. Tutte le lezioni sono trasmesse per televisione su Rai Nettuno Sat 1 e 2. Su internet svolgi le esercitazioni e disponi di un tutor 24 ore su 24. Collegati al sito internet www.uninettuno.it. Scegli il futuro, iscriviti al Nettuno 06 69 20761. Gauguin, come tutti sanno, ha avuto una vita estremamente avventurosa. Nacque nel 1848 a Parigi e ha vissuto i primi anni della sua vita in terre lontane, facendo anche poi il marinaio, quindi viaggiando in tutto il mondo ancora giovanissimo, e si stabilì a Parigi solo nel 1867. I primi interessi pittorici di Paul Gauguin si esplicitano proprio all'inizio del decennio degli anni 70 e appunto in questi anni emerge l'amicizia con Degas e l'incontro con Pissarro. E questi due artisti furono molto importanti per la sua formazione e anche la presenza poi di Cézanne a Pontoise fu molto interessante per lui, infatti tutta la sua arte ne fu anche notevolmente influenzata. Susanna Checuce è una delle prime prove di Paul Gauguin ed è del 1881, una data importante per l'arte di Paul Gauguin, in quanto proprio in quest'anno lui partecipa alla mostra degli impressionisti e quindi diciamo si aggrega a questa scuola in un certo senso e ne accoglie, sebbene con delle differenziazioni, sia le caratteristiche tematiche che diciamo anche le caratteristiche formali. Sebbene vediamo che la compattezza di questa figura molto delineata contrasta in un certo senso con lo sfrangiamento tipico del pittoricismo impressionista.
Ancora con le bagnanti siamo in un tema abbastanza legato appunto ai temi degli impressionisti, sebbene possiamo già qui vedere come il cromatismo di Gauguin sia esplicitamente antinaturalistico, perché questi viola e questi verdi sono molto accentuati. Tuttavia l'impianto strutturale dell'immagine risente anche dell'influenza di Cézanne che appunto, come dicevo, Gauguin aveva conosciuto a Pontoise. Quest'opera, Il ritratto di Madeleine Bernard, è un'opera del 1888 ed è una data molto importante perché è un po' l'anno in cui si fonda l'amicizia con Émile Bernard e quindi nasce questa sorta di scuola di Pont-Aven proprio sotto l'influenza e l'importanza di Émile Bernard. Fu importantissimo appunto per Gauguin in quanto aveva recepito in modo estremamente più forte, anche data la sua più giovane età e quindi con modi espressivi anche più efficaci, l'influenza della poetica del simbolismo. Gauguin, tutto sommato, era un po' riluttante a essere così profondamente influenzato dalle idee sintetiste, simboliste, decorativiste, antinaturalistiche, come abbiamo visto, fondamentali della poetica del simbolismo propugnate appunto da Émile Bernard. Tuttavia, nonostante questa sua riluttanza, Gauguin tutto sommato cominciò già ad approfondire questi sistemi di rappresentazione e vediamo non solo un cromatismo estremamente squillante, ma anche così, l'affermarsi di un linearismo iconico molto più preponderante rispetto alla, appunto al sistema di rappresentazione visiva degli impressionisti e soprattutto l'affermarsi di una pennellata estremamente compatta, molto simile a quella che abbiamo visto fatta e così appunto eseguita dai pittori simbolisti. Quindi abbiamo un impianto d'immagine che potremmo ancora definire quasi a ritaglio e con dei montaggi ben delineati che delimitano le scansioni del campo visivo. Quest'opera famosissima del 1888, La visione dopo il sermone, testimonia l'adesione ormai totale di Gauguin ai comma del simbolismo e alla poetica del simbolismo, quindi è un'opera sintetica in cui si esplicita quella forma di cloisonnisme che ha definito poi l'arte di Gauguin. Parlando anzi della visione dopo il sermone, proprio è stato Gauguin a definirsi antinaturalistico. Infatti, in una famosa lettera all'amico Schuffenecker, Gauguin scrisse: «Non dipingete sognando davanti alla realtà, dovete allontanarvi dal vero. L'arte è un'astrazione, traetela dalla natura, ma pensate alla creazione che ne risulterà». Ecco quindi, vedete, un'arte di tipo intellettuale, di tipo razionale, ma un'arte che deve desumere, deve abstrarre dalla realtà. Il termine abstrao vuol dire appunto tolgo dalla realtà alcuni elementi e non tutti. Questo è un'opera sempre dell'anno cruciale 1888, siamo nel giardino di Arles, abbiamo delle vecchiette vestite appunto secondo un costume dell'epoca, abbiamo questi due grandi triangoli che campeggiano, che sono due alberi molto bizzarri, sono due alberi a cono. Ecco, qui potremmo dire che in modo però del tutto originale
Gauguin riprende l'assioma di Cézanne, ricostruite la natura attraverso il cono, la sfera, il cilindro. Certamente questi sono due elementi totalmente antinaturalistici, molto poco significativi riguardo all'elemento albero che rappresentano, ma l'elemento albero è qui rappresentato secondo un segno estremamente arbitrario, semioticamente, dal punto di vista semiotico, potremmo dire un segno il cui significante è assolutamente legato a un cromatismo molto arbitrario e il cui significato è legato alla nozione di albero, la quale nozione di albero, voi sapete, è estremamente variabile perché appunto in natura ci sono decine di centinaia di generi botanici, per cui qui è semplicemente un simbolo questo albero. Ecco qui quindi il legame della pittura di Gauguin al simbolismo. Con le lavandaie di Arles, sempre del 1888, siamo ancora forse a un gradino successivo di ancora maggiore cloisonnismo, perché vedete come così l'immagine si sembri quasi un gioiello incastonato, colori estremamente vivi, estremamente squillanti, nella tela risultano complessi, ma che l'artista non prepara prima, e questo è un altro elemento tipico della contemporaneità. L'artista preferisce fare in modo che la sintesi cromatica avvenga direttamente nell'occhio del fruitore, dello spettatore. Il famoso Cristo giallo del 1889, una bellissima rappresentazione sacrale. Qui abbiamo queste donne bretoni, vi dicevo, di questo cappello che diventa una specie di cappello da monaca, di cappello da così monacale, insomma, e quindi anche qui il cappello si assurge a simbolo di sacralità. Questo Cristo giallo con questo colore improbabile, folle, di questi colori incredibili, di questi colori assurdi, di questi colori assolutamente astratti, potremmo già dire. Siamo di nuovo di fronte a una apparentemente strutturazione tradizionale, con il Cristo che campeggia nel centro quasi, o perlomeno nel centro quasi, della tela. Tuttavia la tela viene come barrata da questa griglia già inaugurata dagli impressionisti, ma che viene ancora più accentuata da questa tecnica delle campiture compatte. Ancora un'altra opera bellissima, il Cristo Verde o Calvario, sempre del 1889, dove la parte destra della tela costituisce un tutt'unico, un plesso unico, e anche la figurina della donna bretone è incastonata perfettamente in questo triangolo delineato fra il braccio del Cristo morto e il suo corpo. Questa è un'altra opera estremamente simbolista ed è del 1891. E naturalmente lo potete vedere proprio da soli come il simbolo della volpe, fra l'erotico e qualcosa di furbesco, insomma, è un simbolo tutto sommato negativo, potremmo dire, è assolutamente un simbolo fallico, e la perdita della verginità, infatti, è il sottotitolo di quest'opera, che anche questa è caratterizzata da un andamento, potremmo dire, di un paratatticismo orizzontale, perché così proprio queste linee sono scandite attraverso questi blocchi cromatici che rappresentano una come un'ascensione proprio verso l'alto. Ecco, questo è una sorta di basso rilievo inciso sul legno che già testimonia la passione di Gauguin per i temi della iconografia
outre-mer, potremmo dire, d'oltremare, insomma, dei paesi d'oltremare. E infatti abbiamo il suo periodo di Tahiti, che fu caratterizzato da una parte da una vita estremamente complessa, poi lui contrasse la sifilide, quindi era anche malato, era poco assistito, continuava ad avere dei rapporti molto conflittuali con gli abitanti di queste isole, in quanto naturalmente essendo un grosso donnaiolo portava via le donne a questi indigeni che non gradivano assolutamente la sua presenza, quindi non fu certo facile, e quindi questo mito che questi paesi lontani possano risolvere tutti i problemi della vita e che basti un po' così di ambiente piacevole e che tutto scorra liscio, interpretato come una sorta di nirvana. Tutto questo naturalmente non fu vero, quindi Gauguin anzi subì delle umiliazioni, continuava a non essere poi neanche molto riconosciuto in patria, quindi i suoi ultimi anni, Gauguin è morto nel 1903, non furono assolutamente molto, molto felici. Quest'opera, Tamatete il mercato, è una delle prime opere del 1892, anche qui queste fanciulle sono come delle figurine, vedete, tutte ritagliate e sembrano un cartellone pubblicitario, così un po' per un grand tour, per i grandi viaggi. Questa è invece un'opera più intensa, molto spirituale, legata al tema del morti, dei morti, Manau Tapatopabau, lo spirito dei morti veglia, è un'opera molto importante, un'opera dove dal punto di vista formale si esplicita tutto quel discorso che vi avevo fatto prima di questa composizione a strisce orizzontali, questa figura così che ricorda un po' l'Olimpiade di Manet, ma che ha naturalmente tutta una realizzazione estremamente differenziata, e soprattutto questa sagoma di questa della morte così presente nel culto dell'esoterico che aveva proprio in quel tempo Gauguin. Ancora, Tetamari non ha tua, la natività, un altro tema simbolico del 1896. Nevermore, Tahiti del 1897, ecco, questa naturalmente è la sintesi un po' del suo lavoro anche cromatico, decorativo, guardate come trionfa una sorta di decorativismo che sarà poi preso molto da Matisse, ripreso da Matisse, l'esoterismo decorativo. Questo è un quadro denso di messaggi, prima messaggi esistenziali, dove veniamo, donde veniamo, chi siamo, dove andiamo, uno del 1897. Naturalmente c'è questa figurina così, anche questa di questo dio che è assolutamente di una religione non cristiana. Ecco, potremmo notare un'altra caratteristica tipica di questo periodo storico che prelude poi molto allo spiritualismo del XX secolo, questo panteismo oppure questo ecumenismo appunto spiritualistico con un dio che non appartiene a nessuna religione ma comunque che incide profondamente nella nostra esperienza vitale. Questo cavallo bianco, il cavallo è un simbolo fondamentale nella cultura occidentale, rappresenta sia la forza che la sensualità e lo stesso anche nella cultura orientale. Seni con fiori rossi, due tahitiane del 1889, è un omaggio alla bellezza dell'isola, alle bellezze dell'isola. Ancora Racconti barbari del 1902, quasi alla morte, ancora un omaggio. E poi questi Cavalieri sulla spiaggia, quest'opera un po' estremamente triste, un'opera quasi di recupero di un certo fenomenismo, quasi che ci sia una nostalgia anche per la sua terra lontana, e questo simbolo sempre del cavallo, questa volta questo cavallo nero contrapposto a questi cavalli bianchi, quasi che fosse, non so, un po' l'ombra della morte che stava incombendo su di lui. La vicenda di Gauguin si conclude anche abbastanza tragicamente perché lui muore molto malato e comunque la sua eredità sarà ripresa senza dubbio da tanti altri artisti nel XX secolo.